Hola, 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 ciao, ciao a tutti quanti, ciao. E allora oggi parliamo di un'altra piattaforma, un sito, dopo aver parlato di Betaminic che ha avuto un gran successo. So che molti di voi sono rimasti entusiasti di questa piattaforma, la stanno utilizzando, la stanno consultando e si stanno divertendo. Quindi oltre Betaminic c'è un altro sito storico in internet sulla rete, disponibile da molti anni, che offre una serie di servizi, di dati, più che altro, diciamo così, di dati per le nostre statistiche molto, molto utili. Fino a qualche anno fa aveva 3-4 competizioni, 3-4 nazioni, cioè l'Inghilterra, la Spagna, l'Italia, come campionati. Oggi, negli anni poi si è evoluto, insomma, oggi è arrivato a 11 nazioni e per ogni nazione tutte le rispettive categorie di calcio. E per queste 11 nazioni, con tutte le categorie di calcio, comprese cioè che si giocano in queste nazioni, offre delle statistiche gratuite, perfette, utilissime, che si possono scaricare dal sito ed in più, prima si scaricavano, fino a qualche anno fa, si scaricavano da questo sito, si portavano in Excel in un formato. Si chiama CSV, che era pratico per gli Excel, insomma, trasformava in un foglio Excel classico. Oggi invece, da un po' di tempo, un'altra piattaforma si è collegata con questo sito offrendo un servizio in Excel, ma perfetto, straordinario, comodissimo e utilissimo. Cioè, prende tutti questi dati dal foglio statistico che ci fornisce questo sito e ce li ordina, ce li organizza, ce li presenta in un modo abbastanza facile da poter consultare. È uno strumento utilissimo, è uno strumento comodissimo. Oggi con questa nuova piattaforma che si è aggiunta, si possono fare in un modo veloce una marea di consultazioni, di verifiche, di valutazioni, statistiche, cose, insomma, molto, molto, molto interessante. E per cui, per chi tra di voi sta studiando, ama studiare statistiche, ama studiare campionati, ama studiare quote, ama studiare dati e quant'altro, per riuscire a individuare le partite giuste da poter giocare, insomma, questo qua credo sia davvero uno strumento indispensabile. È semplicissimo da utilizzare, vi farò vedere, ed è sempre continuamente aggiornato, ok? Con tutti gli ultimi dati, gli ultimi risultati, insomma, tutto quello che è successo partita per partita delle 11 nazioni in tutte le categorie di calcio. Ok? Andiamo a vedere. Molti di voi, insomma, quelli più antichi nelle scommesse, insomma, che sono sempre stati abituati a cercare statistiche, dati e quant'altro, sicuramente conosceranno footballdata.co.uk, ok? UK. L'indirizzo è questo qua. Vedete? Eccolo qua, Football Data UK Match, insomma, va bene? Questo è il sito. Questo sito, ripeto, fino a qualche anno fa dava 3-4 campionati importanti, ripeto, c'è nazioni importanti, l'Inghilterra, la Spagna, l'Italia, l'Olanda, mi pare pure. Poi, oggi è arrivato a ben 11 nazioni.
E allora, come si utilizza? Inutile adesso andare a vedere tutte le varie cose, insomma, che offre il sito. Andiamo a vedere quelle là che ci interessano per questo video. Andiamo qui, vedete, su Odds and Results, Main Leagues, ok? E qui abbiamo All Divisions. Va bene? All Divisions. Clicchiamo su All Divisions e andiamo su questa pagina. Va bene? E vedete che ci sono i dati storici. Questo è il CSV, il vecchio sistema di dati su Excel, cioè per l'importazione dati su Excel. Adesso c'è il foglio direttamente in formato Excel. Ok? E allora, praticamente, vedete, season 2020-2021, cioè per 2, 4, 6, 8, 10, 11, per queste 11 nazioni con i rispettivi campionati di tutte le serie, abbiamo tutti i dati delle stagioni dal 1993 al 2020, cioè possiamo scaricare tutte le stagioni che ci interessano per 11 nazioni e tutte le categorie, che sono l'Inghilterra, la Scozia, la Germania, l'Italia, la Spagna, la Francia, l'Olanda, la Germania, il Portogallo, la Turchia, se non erro, e la Grecia dovrebbero essere. Ok, sono questi 11 campionati top. Va bene? E allora come si procede per sfruttare bene sto archivio, questi dati? Vi faccio vedere. La prima cosa da fare è scaricare questo file, se ci interessa l'ultima stagione. Questo file, ok? Quindi questa è la stagione in corso, ma possiamo anche scaricare questo qua della stagione precedente per eventualmente andare a vedere i dati statistici delle squadre, dei campionati e tutto quello che adesso vedremo. Ma andiamo a vedere la stagione corrente. Scarichiamo la season 2020-2021, ok, cliccando su questo link. Ecco qua. Ora, quello che vi consiglio di fare è di creare una cartella sul desktop, una cartella, la chiamerete Stats, la chiamerete Data Soccer, come l'ho chiamata io, la chiamerete Football Data, la chiamerete IAM come voglio io, ok? Create una cartella e scaricate questo file che abbiamo cliccato in questa cartella. Ora a me già c'è il file per cui mi dà questo numerino 1 per doppiarlo, però in effetti supponiamo che l'abbiamo scaricato in questa cartella e l'abbiamo messo nella cartella che abbiamo creato sul desktop. Ok? Benissimo. E l'abbiamo scaricato. Ora c'è quell'altra piattaforma che si è aggregata a questa Football Data Co. UK che si chiama questa qua, eccola qua, vedete? BetGPS. Noi dobbiamo cliccare su questo link, ok? Ecco qua, si apre un'altra pagina che ci porta sul sito BetGPS, ok? In automatico. Lasciamo stare tutto quello che c'è, poi eventualmente ce lo possiamo andare a vedere con tranquillità. Ok? E qui si scarica il file di supporto ai dati Football Data. Ok? Lasciamo stare tutto questo, che ci spiega più o meno come funziona e cosa fa il loro file. E andiamo a vedere, andiamo a cliccare qui, vedete, click here to download betting data workbook for current season 2020-2021. Cioè, se abbiamo scaricato il foglio da Football Data denominato season 2020-2021, dobbiamo scaricare questo file, questo qua. Se invece avessimo scaricato una stagione precedente, avremmo dovuto scaricare il file relativo alla stagione precedente.
quindi 2019-2020, 2018-2019, insomma, ok? Però noi abbiamo scaricato il 2020-2021, cioè come si chiama? La stagione in corso, e quindi dobbiamo prendere questo file, questo qua. Ci clicchiamo sul link, andiamo nella stessa cartella dove abbiamo posizionato il primo file scaricato da Football Data e andiamo a scaricare il Betting Data 2020-2021 versione 7.0 XLXSX. Questo qua, ok? Gli diamo salva e lo mandiamo nella cartella che abbiamo predisposto. Ok? Benissimo, io ce l'ho già tutte e due e quindi ho già la cartella. Abbiamo scaricato i due file, ora i siti qua non ci servono più. Andiamo nella cartella che avremmo collocato sul desktop e ci troviamo i due, questo qua, lasciatelo stare, ve lo faccio vedere dopo. I due dati, i due file che abbiamo scaricato, importanti sono questi qua, o l'Eurodata e Betting Data 2020-2021. La prima cosa da fare, se non l'ho fatto già, spero di no, ecco, dobbiamo aprire e cliccare sul file All Eurodata. Ok, clicchiamo, lo apriamo, ci chiederà le conferme, diamo le conferme, almeno perché l'ho già aperto. In ogni caso, quando lo aprirete la prima volta, vi chiederà della abilita, autorizza, insomma, queste cose qua, e darete sempre ok. E quindi il file poi si aprirà, e riportando tutti i dati, ok? Necessari. Questi sono quelli della stagione in corso, vedete, divisi per varie categorie, c'è campionati e tutto il resto. Vabbè, questo non ci interessa al momento così com'è. Torniamo sulla cartella, andiamo di nuovo nella cartella e apriamo il Betting Data 2020-2021. Ci clicchiamo su, si apre, eccolo qua, sta arrivando, benissimo. Eccolo, anche questo abiliterete, accetterete, tutto il resto appresso, insomma è un bottoncino che si appare in alto. Vabbè, quindi, dopodiché, in questa celletta qui, vedete qua giù ci sono tutti i menu, però poi li vediamo mano a mano, l'applicazione, il file si apre su questa pagina qui. Questa è tutta pubblicità che non ci interessa, hanno l'unica cosa che interessa è questa finestrina qua, che riporta tutti i campionati. Ok? Benissimo, eccoli qua, sono questi qua. Ora noi, per esempio, andiamo a prendere l'Italia, giusto per, Italia Serie A, eccolo qua, pronto. Dopodiché abbiamo tutti i dati relativi alla stagione 2020-2021 per quanto riguarda l'Italia Serie A. Ok? E allora cominciamo. League Summary. Pronto. Ci dice qua il numero totale di match che si giocheranno, quanti ne sono stati giocati, la percentuale di quelli giocati e quelli che invece ancora restano, cioè 201 e 52% dell'intera stagione. Quindi sono 201 ancora da giocare, ci sono 79 giocati. Poi ci sono i gol segnati in casa, i gol segnati in trasferta, il totale dei gol segnati, ok? Nel full time, nel primo tempo, nel secondo tempo, solo secondo tempo, e quindi abbiamo le medie, average per match, il conteggio, cioè di quanti ne sono stati segnati, il conteggio totale per il full time, insomma la media per singola partita, ok? Full time results. Home win tra quindi 1x2, ok? Nella Liga Italia Serie A, cioè nel campionato Italia Serie A, il 38 per fino adesso, nel 38% dei casi c'è stato il segno 1, 26,8 il segno X, e nel 35,2% il segno 2. La quota media di Pinnacle è Bet365, per il segno 1.
308-295-423-413, 410-390 rispettivamente per Pinnico e Bet365. Ok? Benissimo. La media delle quote vincenti in Pinnacle e in Bet365 è 201, vabbè, Fair Odds, insomma, lasciamo stare queste cose qua un poco più complicate. Poi abbiamo First Half Results, cioè 1x2 al primo tempo, 1x2 al secondo tempo, Half Time, è inutile dirvi, no, quante ne sono state giocate, la percentuale e la quota media, insomma, diciamo così. Half time, full time, un buon, insomma 1-1, X1, 2-1, 1X, XX, 2X, 1-2, X2 e 2-2, ok? Half time, full time, solito discorso, quante ne sono uscite, la percentuale e la quota media. Il risultato esatto, per ognuno dei risultati esatti, insomma, abbiamo sempre le percentuali e quanti ne sono usciti. First half correct score, quindi il risultato esatto al primo tempo, il risultato esatto al secondo tempo e poi i vari under over, insomma, tutto quello che il segnano entrambi al primo tempo, al secondo tempo. Questo è interessante per chi gioca i gol e gol al primo tempo e al secondo tempo. Il primo tempo con più gol, altri mercati, home team win 2-0, cioè la squadra di casa segna senza subire gol, la squadra di trasferta segna senza subire gol, la squadra di casa segna in entrambi i tempi, la squadra d'aspetto segna in entrambi i tempi. La squadra di casa vince entrambi i tempi, la squadra d'aspetto vince entrambi i tempi, la squadra di casa segna in entrambi i tempi, quindi non è detto che vinca. La squadra di trasferta segna in entrambi i tempi e poi c'è il combo segnano entrambi e over 2.5 goals, ok? Poi ci sono i corners della league, oppure la squadra di casa alla media per match, il massimo che si è verificato in un match, il minimo che si è verificato in un match, la squadra di trasferta in trasferta. I veleggi li sapete, maximum, minimum, lo capite, i tiri in porta, totale tiri, cartellini gialli, cartellini rossi, i falli, ok, squadra di casa, tutto questo quanto riguarda il campionato, ok. Poi ci sono cose ancora più interessanti, guardate, tutte ben organizzate, tutte ben tabellate, facilmente consultabili. Main table, le classifiche. Allora, abbiamo la classifica generale che riporta quindi le squadre, le partite giocate, quelle vinte, quelle pareggiate e quelle perse da ogni singola squadra, gol fatti, gol subiti, la differenza gol e i punti in classifica. Poi andiamo con i dati più statistici. Gol segnati, gol concessi, corner fatti, corner subiti, tiri fatti, tiri subiti, tiri in porta fatti, tiri in porta subiti, tiri a gol, insomma, questi mi pare sono i tiri shot on target, tiri in porta e questi tiri score a gol, insomma, se hanno segnato, non lo so. Concessi anche, quindi cartellini gialli, cartellini rossi, falli fatti e falli subiti. Questo nella classifica generale, quindi comprendendo partite in casa e partite fuori casa di ogni singola squadra. Poi invece abbiamo il tutto per la sola squadra, per le sole partite in casa
e il tutto per le sole partite in trasferta. Ok, sempre i gol e tutto il resto a questo. Va buono? Poi abbiamo la tabella dei gol. Qui possiamo scegliere che cosa vogliamo visualizzare. L'under 2,5, l'under 3,5, il gol e gol, per esempio. Ecco qua. Si aggiorna, vedete? Allora, abbiamo sempre questa la classifica generale, cioè la tabella generale. Quindi, le squadre. Solita cosa, vinte, perse, gol segnati, gol concessi, differenza gol, i punti e la posizione in classifica. Ok? Benissimo. Poi abbiamo quante volte c'è stato il segnare entrambe, 14 volte e 4 sulle 18 giocate, 14 volte ha fatto gol e gol, 4 volte non gol, quindi il 78% delle partite giocate è finito con il gol e gol per quanto riguarda l'Inter, il 22% con il non gol. Ok, queste sono le quote medie, poi average goals per match, insomma questi sono i gol segnati per match, concessi e il totale di gol tra concessi e fatti, subiti e fatti. Ok, la media goal è 3,8. Benissimo, questo per tutte le squadre, questa è la classifica generale. Poi invece quando la Sampdoria, per esempio in questo caso la Lazio, ha giocato in casa che cosa è successo, come segnano entrambi, oppure cambiando qui possiamo mettere l'over 2,5, l'under 2,5, quello che sia. E così anche quando giocano in trasferta. Va bene, goals table. Poi abbiamo la cosa più interessante, è questa qua, id to id. Ok, quindi andiamo a scegliere, che ne so, Inter, Juventus, ok, benissimo, pronto, e abbiamo i dati delle due squadre a confronto, eventualmente per farci un nostro pronostico, per stabilire i gol, per stabilire che cosa potrebbe venire fuori, e abbiamo tutto, abbiamo le partite vinte, giocate, perse, insomma, gol subiti, gol fatti e gol subiti. Rapportata alle medie e ai dati del campionato. Poi abbiamo il general data, quindi la posizione in classifica, nella classifica di casa, nella classifica trasferta. Ok, quindi qua è seconda. L'Inter è seconda nella classifica generale, è prima nella classifica di partite in casa, è seconda nella classifica delle partite in trasferta, mentre la Juventus è terza nella classifica generale, è terza nella posizione di classifica delle squadre di casa, è sesta nella classifica delle squadre in trasferta. Ok? Poi abbiamo i goals, insomma, average per gol, segnati e subiti, solita cosa. Half time, ok, 1x2 al primo tempo, 1x2 al secondo tempo, poi abbiamo win loss score special, quindi ha vinto a 0, rete inviolata, ha perso a 0, non ha segnato, ha vinto in entrambi i tempi, ha segnato in entrambi i tempi, gol e gol combo con over 2,5. Ok, poi match total goals, e qui abbiamo gli over under per ognuna delle squadre. Ok, da 0,5 a 5,5 la percentuale e le quote medie. Ok, questo è il primo tempo e il secondo tempo, quindi over under da primo tempo e secondo tempo, insomma. Team total goals, insomma, le riuscite a capire queste cose, no? Poi il primo tempo, team goals, primo tempo, quanti gol fatti al primo tempo, quanti gol fatti al secondo tempo, i corners dell'Inter e della Juventus, cartellini gialli, i tiri del target, i falli, ok, e poi i recenti risultati.
Le ultime 8 partite in casa e fuori casa, 4 partite, le ultime 4 partite in casa, le ultime 4 partite in trasferta, tutte le partite della stagione, tutte le partite in casa e tutte le partite fuori casa. E poi i risultati con le altre squadre. Più di questo, incredibile, c'è di tutto e non è ancora finito. Perché poi abbiamo half time, final time, goal. Ok? Questo però è per la stagione del campionato. Ok? Quindi abbiamo insomma tutti questi dati qua, che sono facili da interpretare. Insomma. Poi i disciplinari, qui andiamo su Inter un'altra volta, mettiamo Juventus un'altra volta. Eccolo qua, e abbiamo i disciplinari, ok? Partite giocate, vabbè, quindi il conteggio dei cartellini gialli, cartellini rossi, e se booking points, serve solo vedere questi dati qua eventualmente, ok? La Juventus 3 cartellini rossi, red cards, e poi la media per match di cartellini gialli. In casa e fuori casa, cartellini gialli, totale in casa e fuori casa. Poi result matrix, questa qua, vabbè, sono gli incroci tra i risultati. E poi c'è una cosa interessante, andiamo su PL Bet 365. Ecco questa è la cosa forse più interessante di tutto il foglio. E allora, qui impostando, vedete, solo le partite dove le quote del team vincente sono comprese tra 2,20 e 3. Quindi impostando qui dentro 1,80 e 2. Vedete come cambia la griglia? Ci dice, ok, squadra per squadra, rientrando in questo range, che cosa ha fatto e cosa sarebbe successo se avessimo giocato su una di queste squadre quando era compresa in questo range di quote come favorita. Ok? Quindi, con il Milan, per esempio, in questo range qua avremmo avuto 6,27, 0,60 nel pareggio e se avessimo giocato sulla perdita saremmo a meno 15,75. Quindi con un ROI del 34,8% avendola giocata vincente, del 3,3% avendo giocato il pareggio, e dell'87,5% se avessimo puntato sulla sconfitta del Milan. Ok? E poi qua abbiamo il numero di match risultanti da queste due quote qua, questo range qua, quindi solo 2 volte. Ok? 0,10, 60, cioè, è chiaro? Quindi il ROI meno 5%, 80% sul pareggio, 100% sulla sconfitta e così per tutte le altre squadre. Invece solo quando avesse giocato in casa con questo range di quote e solo quando avesse giocato in trasferta con questo range di quote. Questo è molto interessante da analizzare. E poi c'è ancora di più. Abbiamo lo stesso discorso anche sugli under e sugli over, ok? E poi c'è ancora una cosa ancora più interessante, sia per Pinnacle che per Bet365, sempre per quanto riguarda l'Italia Serie A, perché abbiamo all'inizio scelto l'Italia Serie A,
con le quote comprese in un range impostato qui, vediamo home win, cioè la squadra di casa, il pareggio e le away win, quante volte si sono verificate, e profitti e perdite con 1 euro di puntata e il profitto. Under over sempre nel range, impostando il range, under e over. Poi abbiamo odds filter 2, guardate qua. Qua da tutta la divisione già per il range, in automatico. Oppure si può impostare il range qui in basso da studiare su Pinego e Bet365. Già tutto bello organizzato con i due fogli. Guardate qua che cosa viene fuori, qualcosa di eccezionale. Quindi chi effettivamente, per il resto non c'è più nulla di, sono solo credits, data, insomma, altre cose. Ma le cose importanti sono queste qua. Ok? Quindi è uno strumento da avere, aggiornare ogni settimana con i dati, il foglio, perché poi una volta che avete scaricato il file, quello là, Booking Books, quello da BT, come si chiamava qua? Una volta scaricato questo qua, ogni settimana dovete scaricare solo questo dato qua, aggiornato, facendolo sovrascrivere a quello che avete già nella cartella. Ok? Dopodiché riaprite sempre i due file, impostate il campionato che vi interessa e guardate tutti i dati e tutte le ricerche, perché c'è da divertirsi veramente e c'è da trarre delle buone conclusioni. Lì nel testa a testa, qui si possono studiare le partite in anticipo, cioè voglio dire, una volta finito il turno di campionato di questa settimana, vabbè, si scaricano i dati e si comincia a studiare sul turno di campionato della settimana prossima, di quel campionato, di quella nazione, si prendono le partite e si studiano. È proprio quanto riguarda le partite da studiare o le partite in gioco da giocare, c'è ancora un altro file interessante che è questo qua, la test matches. Ok? Cliccate qua e qua fate download fixtures in Excel format. Ok? Questo file qua, download fixtures in Excel format. Ora qui c'è una descrizione che dice che le partite del weekend saranno presenti in questo file del prossimo weekend, saranno presenti in questo file a partire dal pomeriggio del venerdì. Ok? Ah, qua invece prima parlava del pomeriggio, ma invece parla della mattina. Vabbè, quindi normalmente il venerdì mattina, UK time. Ok? Quindi venerdì mattina intorno alle 9, 10, 11 del mattino trovate il foglio aggiornato con tutti i dati del weekend a venire. Ok? Invece per le partite di, mezza settimana, insomma, durante la settimana, sono disponibili il martedì mattina. Ok? Quindi il venerdì mattina si viene e si scarica il suo file. Il martedì mattina si viene e si scarica il suo file. E cosa si ha con questo file? Si hanno, che è questo qua, questo si chiama New League, che a me prima la dava una fixtures, vabbè, vediamo solo, si scarica, sempre la cartella lì, data soccer, stats, come l'avrete cambiato, come l'avrete chiamato. Vedete, abilita sempre.
Allora, queste sono le partite. Quindi il file che avevo visto prima, però era diverso. Aspettate un momento. Prima ha dato questo qua. Ecco qua, che portava le partite 19, 20, 21. Dal 19 al 21. Ok? Quindi le partite 19 al 21 con tutte le quote di apertura. I bet 365, bet win, Pinnacle, William Hill, poi non so che altro chi è, e poi c'è la quota massima, la quota del padre, la quota massima della squadra di casa, quota segno 1, la quota massima del pareggio, la quota massima del segno 2, poi la quota media. Segno 1, quota media pareggio, quota media segno 2 e poi tutto quello quanto riguarda invece gli under over. Ok? Quindi c'è pure questo foglio. Questo però è così, non ha un book di supporto che legge questi dati, però insomma, si leggono così e già andrebbero bene così. E niente, quindi poi eventualmente volendo si può fare cliccando qua sopra, trascinando tutta questa prima riga qua, per i meno esperti vi faccio vedere, ecco qua, fino all'ultima dicitura, ok, dopodiché si va in dati, si clicca qui su filtro, ok, poi si va qui in data, dal meno recente al più recente, e le abbiamo in ordine di dato, 19, 20, 21, ok? Quindi eventualmente, dopodiché si può anche ritornare selezionando su una di queste celle della prima riga, si va di nuovo su dati, si clicca su filtro e si tolgono le freccette, ok? Quindi, che dire? Spero che, insomma, questo file sia di aiuto, questo è eccezionale, allora eccezionale. Guardatelo, scaricatelo, è semplice, l'ho fatto vedere, creare la cartella, scaricare i due file, aprire i due file e si apre un mondo di statistiche, un mondo di dati, di cose da valutare, da vedere, insomma, è molto interessante. Angelo, Poi sto fu, poi cosina, e quindi si apre un mondo e a voi la decisione se divertirvi con questo sito, con questi dati, con queste statistiche o meno. Io credo di sì, credo di sì, perché so che molti di voi stanno studiando, so che molti di voi apprezzano queste informazioni e niente, poi mi fate sapere i risultati che otterrete dall'utilizzo appunto di questi due file. Un abbraccio a tutti quanti e al prossimo video.